Siamo a Roma con l'onorevole Oreste Pastorelli, che è stato uno dei fautori di questa iniziativa a supporto del territorio marchigiano e non solo, per questa zona economica franca. Onorevole. Sì, questa proposta, io devo ringraziare soprattutto l'Università di Camerino, che ha lavorato molto sulla stesura, e insieme abbiamo concordato il percorso. Ma lo dicevo prima nella conferenza, questa proposta di legge viene presentata oggi in concomitanza della scadenza degli emendamenti in commissione sul decreto. Noi dobbiamo far sì che questa proposta venga tramutata e vengano approvati gli emendamenti, per far sì che in maniera celere i cittadini abbiano una risposta. Noi dobbiamo in qualche modo oggi togliere di mezzo la burocrazia. Dobbiamo far sì che i provvedimenti siano emessi in maniera risolutiva e subito, e non possiamo far aspettare ancora di più le aziende che hanno investito sul territorio e che stanno investendo sul territorio. Grande soddisfazione per l'ex sindaco di Camerino Dario Conti, che oggi con l'amicizia che lo lega all'onorevole Pastorelli ha portato a casa un mezzo risultato importante, Dario. Sì, io sono fortemente contento, perché sia l'onorevole Pastorelli che il senatore Buemi hanno lavorato insieme all'Università di Camerino per predisporre questa proposta di legge sulla zona franca nei comuni delle 131 comuni del cratere, e questa è una grande soddisfazione. Oggi però vediamo se questa proposta possa diventare legge. Quindi dispiace vedere semplicemente che su 32 parlamentari che hanno sottoscritto questa proposta di legge sono solo due marchigiani, cioè Valentina Vezzali e Lara Ricciatti, che anche essa è una presentatrice di una proposta di questo. Dispiace che tutti gli altri parlamentari marchigiani non l'abbiano sottoscritta. Tra i relatori di questa proposta di legge, il rettore di Unicam Flavio Corradini, che oggi è stato chiamato in causa a sostegno di un territorio, come diceva, fortemente provato, ma con una gran voglia di ripartire. È esattamente così, una forza incredibile, grandissima determinazione delle eccellenze del nostro territorio che vanno alimentate. Vogliamo vivere questa esperienza del terremoto come un ostacolo della vita dei nostri territori, un ostacolo che dobbiamo superare con forza. Questa proposta di legge, secondo noi, è una delle iniziative più importanti e portanti per l'economia, per la crescita dell'economia, la ripresa dell'economia dei nostri territori. L'abbiamo sostenuta sin dall'inizio, abbiamo messo a disposizione le nostre conoscenze e competenze della giurisprudenza, poi abbiamo l'avvocato De Rosa, poi abbiamo l'ex sindaco Conti e via dicendo. Mi sembra che i parlamentari italiani abbiano accolto molto positivamente l'iniziativa. Dobbiamo lavorare tutti insieme, dobbiamo lavorare per ricreare le condizioni per essere forti e potenti.